mettiamo in conto che maggio è perso, maggio ormai è perso, il turista ha disertato, così come giugno è totalmente a rischio. Noi stiamo puntando a destagionizzare, a fare una stagione più lunga rispetto agli altri anni in fase eccezionale, quindi puntiamo, se riusciamo, sarà già un miracolo recuperare una parte di luglio e poi recuperare tra settembre e ottobre. L'accessibilità verso la nostra regione è una situazione storica, però in questo caso le compagnie aeree e anche quelle marittime stanno aspettando le direttive nazionali, perché voglio vedere, sfido chiunque, dove si possa obbligare una compagnia aerea, un aereo di 180 posti, farlo viaggiare con 60 posti, è impensabile. Quindi anche le troppe restrizioni un po' scoraggiano anche l'imprenditore, anche chi ha le compagnie aeree. Ecco, noi stiamo aspettando queste direttive proprio per poi partire. Abbiamo già in piedi tutta una serie di piani di comunicazione, che è importante, il marketing si fa anche con la comunicazione. Certo. La Sardegna è bella, è un'isola sana, lo sappiamo, felice. Lo sappiamo.